Ciao, per la rubrica Stranezze nel mondo vediamo divieti sessuali. Allora, Santa Cruz vige il divieto per un uomo di fare sesso nello stesso periodo, diciamo contemporaneamente con la figlia e con la madre. Insomma, la legge della maniglia non è valida. E in Australia, invece, a Peak Seattle, c'è il divieto di avere rapporti sessuali in auto, però a meno che l'auto non sia di proprietà di uno dei due. Sempre in Australia è interessante questo divieto, divieto di masturbarsi in pubblico mentre si guardano due soggetti che fanno sesso, insomma. Sempre legato alla masturbazione, andiamo in Indonesia, c'è un divieto molto pesante per gli uomini di masturbarsi, pena la morte. Pena di morte per la masturbazione in Indonesia. Invece è interessante, diciamo, nell'isola di Guam vige il divieto di sposarsi per le donne non vergini, e sottolineo non vergini, per cui nasce una nuova professione, i professionisti della deflorazione. Infatti, molte donne per potersi sposare appunto devono eliminare questa incombenza della verginità. E si rivolgono a professionisti che provvedono, diciamo, con opportuna deflorazione a eliminare questo problema e quindi permettere alle donne di potersi sposare. Bene, per questo video è tutto. Appuntamento al prossimo mese per questa rubrica e tutti gli altri giorni per gli altri video. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Ciao!